Lo splendido scenario del convento dei Cappuccini. Qua la gente, le persone vengono a far visita, a fare escursioni, a fare delle passeggiate. Il comune ha provvisto a mettere delle panchine, eccole qua, vedi? Ci sono tre panchine, oltre a ciò questo splendido viale, questa strada, questa ascesa, adesso guardando così una discesa, è ricca di illuminazione. Guarda, hanno messo delle belle illuminazioni, ha messo il comune. E guardiamo sotto quest'altro prospetto, questa panoramica, mi trovo di fronte al convento dei Cappuccini. Adesso i frati non ci sono più, hanno messo delle inverriate qua davanti al convento, perché prima qua i giovani per festeggiare buttavano di tutto e di più, almeno così il convento è stato protetto. Un magnifico piazzale. Da qua si osserva il panorama fucense, adesso c'è la nebbia e non si vede. Qua ci sono degli alberi di acero secolare e qui di fronte a me, il lato ovest, ci sono i dolci gradini per chi vuole fare questa bella ascesa e visitare la meravigliosa Selva dei Frati. Ma oltre alla selva, la montagna di Luco de Marzi si estende. Chi vuole andare da qui fin sopra a Montebello sono abbondanti 3 chilometri di ascesa. Adesso i gruppi di escursionisti, anche quelli sin gruppo, che chi va singolarmente, si è ampliato sia da parte del comune di Luca de Marzi ed anche da parte del comune di Trasacchi, di tutti i comuni. Quindi nello spazio di circa 15 anni, qua specialmente la domenica, il pomeriggio, l'estate o a fine settimana, ci sono innumerevoli persone che sfruttano questo bel panorama naturalistico del Comune di Luca de Marzi. Vabbè, buongiorno a tutti.